Dagli stati generali di midterm, la giunta comunale di Matteo Ricci riemerge con un faldone di idee, progetti, proposte e suggestioni per la Pesaro che verrà. 250 persone fra cittadini, associazioni e stakeholder hanno partecipato sabato agli 8 tavoli di lavoro tematici prolungatisi per 7 ore e divisi fra palazzi cittadini e inizio e fine lavori al teatro sperimentale sotto la supervisione di Matteo Ricci, che innesca così i suoi 2 anni e mezzo conclusivi della fine del mandato da primo cittadino. Abbiamo bisogno di grande compattezza, la squadra che abbiamo messo in campo è molto dinamica e molto compatta e al tempo stesso abbiamo bisogno che le persone ci siano vicino, come hanno fatto oggi, attraverso le loro idee, le loro critiche, il loro contributo, perché soltanto coinvolgendo più persone possibile riusciremo a rendere consapevole la città delle sfide che abbiamo e soprattutto riusciremo a vincerle. Per questo ripeteremo un appuntamento come questo, troveremo il format giusto esclusivamente con i giovani della città. Tante idee unite da un filo conduttore, la coesistenza e il superamento dell'emergenza sanitaria, l'oculatezza nel gestire i fondi in arrivo dal PNRR. Saranno 2 anni, 2 anni e mezzo molto delicati, delicati perché il Comune di Pesaro sta continuando a portare a casa tantissime risorse importantissime per rilanciare una stagione degli investimenti pubblici nuova. In questi 2 anni e mezzo dovremo essere tutti impegnati pancia a terra, come si dice, a testa bassa per vedere realizzate, vedere messe a cantiere quantomeno grandi progetti, grandi investimenti pubblici per la città. Gli investimenti sono modo più forte, la leva più importante che hanno gli enti locali, i comuni per portare ricchezza, generare ricchezza e rilanciare quindi un modello di sviluppo nuovo in città. E quindi avremo 2 anni e mezzo su cui ci concentreremo in particolare per chiudere quei cantieri che sono rimasti aperti e quindi dare quel tipo di slancio per ripensare alla città del domani. Assessori al lavoro anche alla presa con il cambio di deleghe come quella del bilancio rimbalzata da Pozzi a Nobili. Sicuramente è una delega importante, la fortuna che il Comune di Pesaro ha un bilancio sano, tante risorse da investire bene come è stato fatto in questi anni. Un problema importante, un problema grosso sarà il rincaro delle bollette, quindi sia per quanto riguarda il riscaldamento che l'energia elettrica. Stiamo già guardando come fare, stiamo facendo anche un po' di conti. Il sindaco Ricci ha già fatto delle richieste tramite ALI al governo. Speriamo di avere delle risposte positive per non andare a gravare sul bilancio complessivo e andare in qualche modo a dover mettere mano ad altri servizi alla persona, che è la cosa che assolutamente non vorremmo fare anzi, mantenere e aumentare quelli che sono i servizi. Gli stati generali hanno anche offerto un dialogo proficuo agli ultimi arrivati Luca Pandolfi e Camilla Murgia, promossi ad assessori negli ultimi giorni del 2021. Per me oggi è sicuramente un modo per farmi conoscere, per presentare anche delle nuove idee e dei nuovi progetti, delle nuove linee di azione che possono nascere da questo incontro, che poi verrà approfondito nelle prossime settimane, dandomi anche il tempo per conoscere esattamente tutto quello che è il mondo dell'assessorato. Al centro di tutto però ci sono stati i temi, le grandi opere, i tanti cantieri in ballo, la viabilità ciclabile, il sostegno a sport, cultura, turismo, le tematiche ambientali e l'università. Abbiamo fatto da collante per le università e fare in modo che nella nostra città ci sia l'attrattiva di giovani, perché pensiamo al turismo, ma demograficamente stiamo scendendo, quindi dobbiamo sì pensare a delle attrattive che riguardano il turismo e la cultura, ma è anche fondamentale avere i giovani che sono all'interno della nostra città e che possano creare l'indotto. Prima tra tutti è la bonifica dell'ex Amga che sta procedendo molto bene, i tempi vengono rispettati, sono stati rispettati, le imprese stanno lavorando in maniera egregia, per cui sono molto soddisfatta di questo intervento. La seconda è l'approvazione del piano d'ambito dei rifiuti, che è stato un percorso condiviso con tutti i sindaci dell'ambito, per cui è scaturito da tutto questo confronto durato mesi a un documento che è stato approvato poi dall'ambito stesso e che vedrà i prossimi passi, quelli di spingere Pesaro verso la tariffa puntuale, quindi con dei cassonetti intelligenti, tutto un percorso per arrivare proprio a questo obiettivo.